corollario e completamento del video precedente, affrontiamo qui alcune problematiche particolari. Ricolleghiamoci ancora un attimo al 7. Noi abbiamo parlato di 2 più 2 più 3 o 2 più 3 più 2 o 3 più 2 più 2, ma non abbiamo effettivamente esemplificato il 4 più 3 o il 3 più 4. Ho volutamente lasciato a parte questo esempio, pur possibile perché il 4 è uno degli schemi fondamentali, perché presenta qualche problema dal punto di vista gestuale. Perché? Prendiamo l'esempio del 3 più 4. Io lo potrei eseguire in questo modo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Però vi rendete conto che ci sono 1, 2, 3 più un altro, sono 4 battiti sulla verticale. Sono obiettivamente un po' tanti, possono facilmente indurre in inganno. Se poi facciamo il 4 più 3, facendolo con la stessa tecnica, ancora peggio, perché avremo 4 sulla verticale più un altro che sarà il 5, dopo il 6 e il 7. Quindi questa modalità mi sento di sconsigliarla, perché un orchestrale che vede uno che va avanti così all'interno della battuta chiaramente non è di pochissimo aiuto. Dici, ma dove siamo? Allora, come possiamo uscire da questo impasse della divisione in 7 cercando di mostrare uno schema di 4 più 3 o di 3 più 4? Io trovo che in questa situazione ci venga in aiuto effettivamente un po' la modalità della scuola russa, perché se noi dividiamo il campo in due settori, ecco, per esempio 3 più 4, con i nostri piccoli cerchi o comunque dei movimenti contigui, andremo prima qui e poi di là, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vedete che in questo modo c'è una sorta di divisione abbastanza chiara, netta dello spazio, 3 da una parte e poi i 4 dall'altra. Quindi in questo modo visivamente si riesce ad ottenere questa divisione ed è più chiara. Stessa cosa per il 4 più 3, facendo la stessa cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trovo che questo sia molto funzionale. Se il tempo è viceversa rapido, torniamo al discorso che abbiamo fatto anche nel video precedente. Abbiamo il 3 più 4, dobbiamo proporzionare i gesti, quindi avremo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. E viceversa, 4 più 3, avremo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. C'è un ulteriore elemento interessante. Quando troviamo per esempio un tempo normale, regolare, un 4 quarti, che apparentemente non ci dà nessuna difficoltà, soprattutto direttoriale, però poi ci accorgiamo che all'interno della battuta nominalmente da 4 quarti, la suddivisione, la scansione ritmica scelta dal compositore è particolare. Per esempio, troviamo indicato, si trova anche scritto, 3 ottavi, più 3 ottavi, più 2 ottavi, 3 più 3 più 2. Fa sempre, il totale è sempre 8 ottavi, cioè 4 quarti. Però c'è una scansione ritmica particolare, diversa, che questo non mi chiarifica, non mi illustra. Allora qui dobbiamo, similmente a come abbiamo fatto per lo schema del 5 e del 7 veloci, dobbiamo avere una proporzione del gesto raccogliendo il 3 più 3 più 2. Quindi andremo ad eseguire il 3 più 3 più 2, è molto utilizzato nel tango tipicamente. Quindi andremo a fare in questo modo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Se naturalmente abbiamo 3 più 2 più 3, andiamo a spostare, avremo 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. E infine, volendo fare il 2 più 3 più 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.